pianta maggio è una delle usanze popolari di questo territorio, proprio affonda le radici della notte dei tempi. Se tu prendi la persona più anziana di Campi e gli domandi quando è nato il pianta maggio, tutti diranno c'è sempre stato, è sempre esistito. Tu lo sapevi? No. Vabbè, mo te lo racconto io come funziona. Allora, si va al fiume, si taglia una pianta, un arbusto del fiume, un pioppo, ok? Si atterra il pioppo, si porta in paese, si scorteccia, adesso lo porteranno in paese tra un po'. Poi su questo pioppo ci si mette insieme, la punta viene accoppiata un'infiorescenza di, qui la chiamano la cerecia canina, la ciliegia selvatica con i fiori bianchi. È un simbolo, perché il pioppo sarebbe il simbolo del maschio e la ciliegia selvatica, i fiori di ciliegia selvatica sarebbe il simbolo femminile. Allora questo era chiaramente, diciamo, un rito veramente antichissimo, propiziatorio per la raccolta delle messi, per augurare, diciamo, la buona stagione dei raccolti. Poi è proprio un simbolo fallico, si dice andare a piantar maggio, tanto che dopo averlo portato in paese, aver fatto la buca, aver issato il maggio, aver fatto tutta la parte conviviale, le salsicce sulla brace, la pancetta sulla brace, fave, pecorino e vino, che te lo dico a fare a fiumi, si partiva, si andava a fare le serenate. Cosa succedeva? Se la serenata portava i frutti sperati, il giorno dopo colei che lo riceveva si presentava in paese o in chiesa ben abbigliata, ben acconciata. Al contrario, se la serenata era un due di picche perché non era stata recepita da chi l'aveva ricevuta, cosa succedeva? Che i compagni ti facevano indossare la giacca al contrario e dovevi andare in giro tutto il giorno con la giacca al contrario, perché era un simbolo del due di picche, lo dovevano sapere tutti. Queste sono le usanze e i riti antichissimi di questa terra. Pianta maggio esiste da sempre e sempre si farà, ok? Tu mi continue!